Attenzione! Il seguente video potrebbe contenere scene di giocatori nob, violenza e abuso di indigeni e lucertole, blasfemie riguardanti conigli acquatici, genocidi di alberi. Ogni riferimento a cose, persone, indigeni, manette pelose, terrazzo, scabello, formaggio, borraccia blu e cannuccia è puramente casuale e coperto da copyright. Ciao a tutti ragazzi, siamo Darko e Clou. Eccoci qua al nostro primo video di The Forest, in cui ci sarà anche il nostro amico Skull a conquistare con noi tutta l'isola. Diventeremo noi così noi i padroni di questa di Tessa. Purtroppo abbiamo avuto qualche problema nella registrazione dell'audio e ci saranno parti che saranno un po'... si sentirà l'eco. Però dai, sono i primi video e capita anche un errore, quindi tappatevi le orecchie. In verità è colpa di Dan. Ehi. Vabbè, comunque in questo gameplay vedrete indigeni morti, squartati e tagliati a pezzi. Quindi chi è debole di cuore, lo guardi lo stesso. Abbiamo saltato il filmato iniziale perché tanto chi ha già giocato o visto i video di The Forest penso proprio che se lo ricordi a memoria. Per chi invece non l'ha visto possiamo riassumere tutto in breve, cioè l'aereo è caduto, un indigeno ha rubato nostro figlio. Punto. Di logica dovremmo andare a cercarlo, ma... visto che ormai lo avranno sicuramente già ucciso, dato che quando un indigeno mi si avvicina a me duro tipo 3 secondi, sì lo so che sono nob in questo gioco, però vabbè, perderemo tempo a fare altro prima di andare a cercarlo. Quindi, nel video di oggi ci concentreremo per farci una base. State con noi per vedere come va. Vi lasciamo alla visione del nostro gameplay. Allora, un bambi. Io però per mangiare le lucertole. Bene, mangiati le lucertole. Non sa che non ci sono più valigie. Già tutto finito. Ma io le trovo già aperte, ma posso prendere la roba. Ti fa prendere soltanto il tessuto lì, come si chiama. Non va bene. Prendilo. Però non hai. Serve per le molotov, ma. Adesso serve anche per potenziare qualcosa. Vabbè, sì. Ma trovo solo quello dalle valigie. Chi tardi arriva, ma l'alloggio. C'è un bambi salvato. Come fai a prendere il restante, ma non prendere il tessuto? Scusa. No, il tessuto te lo droppa sempre a chiunque, anche se l'ha già aperta qualcuno. Allora. Sì, davvero non ho raccolto nulla. Allora, siamo vicini, Più che vicini dobbiamo cercare. Qualcuno ha già ammazzato un cervo. Ma... te lo vuoi tenere come trofeo? Sì, ma come abbiamo fatto ieri, che c'era il bastoncino con la testa di lucertola. Abbiamo fatto un bastoncino con la testa di lucertola appesa. Sì. Bellissimo. Allora... sì, ma prendiamo una direzione diversa dall'altra volta. L'altra volta eravamo andati dritti di là, adesso andiamo alla parte opposta dell'aereo. Ok, vieni, Skull. Sì. Ma quindi, io avrò sempre convinto che l'isola si generasse casualmente, invece non è così. Non so dirti se l'hanno cambiato, è ancora così. Qui ci sono dei bordi. Qui ci sono i bengala. Delle valigie? Facciamo una valigia test di quelle... Vabbè, no, ci sono morti. Se ci sono solo bengala qua. Riempite di bengala. Ma sono... cosa sono? Bengala? Sono le fiamme rosse, quei bastoncini che fanno quella fiamma rossa, luminosa. Ah, quelle che aveva Lara Croft. Sì. Cosa ci faccio con i soldi? Non me li fa prendere. Sì, puoi prendere i soldi. I soldi serviranno per l'altra roba. Per pulirti il culo, visto che non potrei usarli per altro modo. Penso che siano sostituti delle foglie. Qua io ho trovato un sacco di altre valigie. Io ho mangiato un fungo porcino. Finalmente, vedo la roba dalle valigie. Porco. Allora. Un orologio, cosa ci faccio con l'orologio? Tutti ne facciamo le bombe. Ti guardo l'ora. I funghi si possono mangiare? Non tutti i tipi. Quello lì io prima non ho mangiato ancora questo, non ho fatto niente. Quindi... beh, comunque ho la pancia piena.
Come si con quale bastone? Ma che bastone lungo c'hai? Madonna. Guarda, vuoi un pesce? Guarda cosa fa il mio PG. Cosa fa? Si accovaccia e beve. Non cacciare. Bene. Ma dimmi te, aspetta che mi do anche una lavata. Bene, round. Per me. Come fate a prendere i pesci? Scusa. Mi sa che ti tagli la punta col pesce, quella al bastone. Cosa? Devi fargli la punta al bastone. No, ma io mi sto uccidendo. Ah, li uccidi? Sì. E poi vanno cotti? Sì. Quanti cazzo ce ne sono? Ma dove li avete presi quei bastoni, scusate? Uno era è andato all'accampamento. Ho trovato un sacco l'accampamento di prima. Sono uscito all'acqua. Sì. Ma amore, quello anche te questo. Che cosa? Ti pesci. Dietro, dove sono io? Girati dietro. Qua. Che sono in avanzo quelli. Minchia, ne hai ammazzati così tanti. Ecco, è un mostro. Allora. Tantissimi. Oh, c'è un cielo, aspettate. Guarda, li sono già lì. Due. Sono già lì. Io devo equiparmi. Un gollum. Tre. Due. Una testa. No, una testa sì. Io sono un discepolo minatore, scavatore, raccogli legna, non il CD. E uno è andato. Il mio è andato. Mi manca la tizia. Tu hai fatto la tizia o il maschio? Un maschio ho fatto. Però manca una tizia, non so dov'è. Ma gli si può prendere qualcosa da sti tizi? A parte di arte la testa, le parti del corpo. O i denti anche. Ah no, è che ho troppi legnetti. Venite a prenderli voi. Io sono e anch'io ne ho troppi. Guarda come faccio il cocoliere. Così l'ho sbagliato. Aspetta. Provo a prendere il Michelage. Facciamo una cosa di massa. Ne uno di dietro. Dove? Io devo lasciare questo. Sì, guardalo sotto il sole, sta scappando. Mica l'ho visto. Voleva assistere al tuo spettacolo di giocoliere. E allora perché hai fatto scappare? Mi sono spaventata. Soldi buttati. Soldi. Cos'è? Qui c'è. Eccolo! Scusa, ce l'hai davanti! Ora ce l'hai dietro, ora ce l'hai davanti! Non è qua. È qua! Ma scappa! Sì, se li vai in proprio incontro, prima scappano. Che bulli che siamo. Cioè, siete troppo cattivi. Ho ammazzato sui coglioni. E se ci ha tenuto qui? Ma è morto. Io sento ancora. No, è ancora vivo. Ah, sì? Sì, sì. Dato... Stava arrancando? No, non voglio prendere la legna. Oddio, che è successo? Ma guarda, la basta. Cosa state facendo? Oh, senti, me lo porto qui e poi lo taglio qui, ma piace tagliare le persone. Sì, ma sacriata. Ma come sta la gamba? Il giaggio. Che bello passare la prima giornata sperduti da due persone. Ah no, scusa. C'era ancora un. No, portiamolo via. No! Qua starebbe bene. Certo che hanno messo una trappola in acqua, voglio vedere cosa catturano. Conigli acquatici. Ma no, ma quali sono trappole per i pesci? Sì? E sì. Anche noi le possiamo mettere? Cioè, non mi ricordo, non so, vorrei vedere. Bello, molto bello qua. Se no cominciamo a fare una cosa semplice, poi dopo andremo sugli alberi e poi andremo sul mare. Ma scusami, tu non hai detto che si può andare verso quelle montagne?
Sì. Ma scusami, creiamolo qua l'accampamento. Ma che bella sta pianura. Pure un monumento degli indigeni. Ah, troppa pianura. Qua ce ne sono troppi di monumenti. C'è anche una valigia. Un'altra valigia? Creiamola. Tu occhio, ce n'è uno, ce n'è uno. Tanta roba figa. Ma che bello, bellissimo qua. Troppo bello. Sono degli accampamenti anche. Andiamo a rubargli le case. Ma va in che posto figo che si sono fatti l'accampamento sto indigeni. Però sai che qua ci potrebbero esserci le tartarughe. Ninja. Andiamo a vedere. In teoria sì. Ma sì. C'è un recinto tutto intorno alla loro casa. Ti appropriamo della loro casa. Occupazione abusiva. Occupazione una lucertola. Io sono chito un indigeno. Ma noi combatteremo per la nostra. Arriva. Ci credo, gli stiamo rubando la casa. Guarda, ragazzi, io mi allontano un attimo per trovare una tartarughina. Sì, ci penso io l'indigeno. Dio, ci sono anche quali indigeni. Sono dei container. Tre. Qui la situazione si fa un po' tragica. E anche qua ce ne sono. Abbiamo scelto il posto sbagliato. Forse ne vedo anche quattro. No. Guarda che uno si è nascosto dietro la casa. Non lo vedo. Mi tiro dietro la testa del coniglio. Vai, tiragli i legnetti. Questa è casa mia. Guarda la via. Surprise, motherfucker! Ma che uno ti salta da sopra! No. È quello dei contenti. Mamma mia, che colpo che gli hai dato! Oddio! Che botta! Oddio! Sono in quattro! Te l'avevo detto che fossero in quattro. Scusa, abbiamo bisogno di rinforzi! E arrivo subito. Siamo circondati. L'occupazione è in atto. Ho trovato la tartaruga, arrivo subito da te. Grande, grande, prendi la tartaruga, prendila. Noi continueremo a resistere nella nostra occupazione. E c'è lì nel picchio. Mi ha schivato una molotov. Queste sono quattro tartarughe. Occhio dietro di te. Arrivo. Amo, spostati, sennò ti uccide. Il negro in arrivo. È finito. L'hai preso tu? Ah. Me l'ho fatto il morto. Mettiamolo qua il fuoco vicino a loro per fargli vedere che abbiamo occupato in malo modo. Brutalmente abbiamo occupato. Ma si può sfruttare il loro fuoco? No, loro no. Uffa. Allora io voglio mettere il nostro qua. Occupazione, occupazione. Oh, ragazzi, abbiamo conquistato. Per questo video è tutto. Da Darko e Clo e Skull, che è ignaro di tutto. Al prossimo video. Ciao.